Ciao a tutte e a tutti! Eccomi tornata con un nuovo video! Come va? Oggi voglio raccontarvi una storia molto emozionante. Allora, la protagonista di questa storia è una ragazza dal carattere allegro e vivace, ma che spesso di sera, quando nessuno la vedeva e si trovava da sola nella sua camera, scoppiava in pianti lunghi e disperati. E sapete perché questa ragazza piangeva? Perché era disabile questa ragazza e non poteva sopportare che il suo corpo fosse intrappolato in una carrozzina. Avrebbe voluto correre per i prati insieme a tanti altri amici, ma sapeva di non poter compiere una cosa così bella. Quando raggiunse l'età giusta per frequentare le scuole elementari, diventò un pochino più felice perché lì incontrò delle maestre molto brave e dei tanti amici, però non era ancora pronta per superare il suo disagio. Ha terminato il ciclo delle scuole elementari, andò alle medie e fu proprio in quell'ambiente che incontrò una persona speciale che l'aiutò a superare le sue difficoltà. Sì. Ora ve lo posso dire, sono io quella ragazza e la persona speciale, avete già capito chi è, no? Io ho deciso di raccontarvi la mia disabilità attraverso una storia, perché in questo modo mi sembra più facile parlarne e alle persone che ancora si abbattono mi sento di dire di non scoraggiarsi mai e di non perdere mai la propria autostima e di saper aspettare, perché quando meno se l'aspetteranno, anche sulla loro strada si presenterà qualcuno che cambierà la loro vita. E spero che questa persona sia in grado di spiegare loro che la disabilità non è un intralcio, ma bensì una specialità. Spero che la mia storia sia servita anche a voi e vi mando un bacione e ciao!